I familiari degli ospiti della casa di riposo di Agnone trasferiti a Venafro stanno vivendo giornate a dir poco travagliate. Lo spostamento dei propri cari a 70 km di distanza, senza alcuna comunicazione da parte degli organi preposti, non è stato affatto metabolizzato. E la sensazione è che questa vicenda vivrà un epilogo in un'aula di tribunale. Signor Giorgio, se io le chiedessi ufficialmente sua suocera dov'è oggi, lei cosa mi risponderebbe? Dunque, sappiamo dagli organi di informazione che sta a Venafro. L'ultima comunicazione ricevuta è stata alle 21 della sera in cui hanno fatto il trasferimento da parte del titolare della struttura. Altre informazioni non ne abbiamo. Voi come state? Noi siamo tutti bene. Preoccupati? Preoccupati tanto perché mia suocera non vede e non si regge da sola, quindi ha bisogno di assistenza continua. Si poteva ipotizzare una soluzione diversa? Ma sicuramente, perché la struttura in cui era ricoverata ha più piani e potevano benissimo fare quello che hanno fatto a Venafro, potevano farlo lì, con l'ausilio di altro personale dedicato senza sottoporre quei vecchietti a questo grande trauma. Cosa imputa all'azienda sanitaria del Molise? Una informazione pessima e sinceramente ho avuto l'impressione che volessero più dare risalto mediatico a quello che hanno fatto che pensare ad adottare una giusta soluzione. Per avere notizie di sua suocera, come sta facendo? Dunque, un parente mi ha dato una mail a cui inviare i nostri recapiti telefonici per avere delle informazioni. Però non abbiamo saputo ancora niente a tutt'oggi. Dalle sue parole ho l'impressione che questa storia non finirà così. Noi siamo fermamente intenzionati a fare un esposto alla procura per chiarire un pochettino questa situazione.